Secondo me molto tosta. Parlavi prima del pubblico, dispiace che una città come Catania, così poca gente a incitare la squadra, e dispiace che una partita del genere non ci siano tifosi ospiti. E allora si parte con l'arbitro del match, che è Giovanni Airoldi di Molfetta, il fischietto pugliese, che sarà assistito da Alessio Berti di Prato, Giuseppe Perrotti di Campopasso, figlio dell'ex assistente arbitrale internazionale Stefano e nipote di Nicola, ex direttore di gara. Si tratta del secondo incrocio con il Catania, due incroci anche con la Regina. E allora si parte al Massimino, completo tradizionale rosso-azzurro per il Catania, che attacca dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi, completo in total white invece per quanto riguarda la Regina. I due precedenti in questa stagione, con la vittoria in extremis con l'erroraccio di Confente, la rete di Marotta per il Catania all'andata, e poi non c'è stata storia invece al Granillo al ritorno. C'erano anche due allenatori differenti in panchina, la squadra di Drago riuscì a battere quella di Novellino, oggi invece si torna alle origini con gli allenatori che avevano iniziato di fatto questa stagione. Attenzione alle scintille, da Sarno, no. E poi c'è anche lì in zona Strambelli. Cominciano ad esserci scintille già dopo pochissimi minuti, e attenzione perché gli animi sono infuocati al Massimino, con anche Bucolo nel mezzo che cerca chiaramente di chiarirsi. La tensione si taglia con il coltello, Adrian. Sì, è iniziato come avevamo detto prima, già prima del fischio inizio c'erano delle scintille. Sarà una partita che l'arbitro deve essere molto attento. Io credo che l'arbitro da adesso deve iniziare a calmare la partita tirando fuori qualche cartellino, perché sennò questa partita se finisce 5 contro 5. Eccoli qui i cartellini che arrivano all'indirizzo di Strambelli, sicuro. Rivediamo quello che è successo, perché tutto è nato da questo contrasto, tentativo di tunnel Sarno Strambelli con eccolo qui, guardate, proprio mano al collo, pesante, l'hanno dovuto togliere lì Strambelli. Ma credo che qua ci stava più di un giallo, perché ha fatto un'entrata che non la doveva fare, però l'arbitro penso che abbia fatto bene alla fine a ammonire tutti e due, almeno di calmare un po' la partita. Vediamo come il Catania è partito forte. Giallo uno per parte intanto, e si parte subito così, con due cartellini dopo appena due minuti di gioco per Strambelli e per Sarno. Calcio di punizione per il Catania, come detto la tensione che si taglia con il coltello. D'altronde, come abbiamo detto nell'incipit, ne resterà soltanto una, e di conseguenza la posta in palio è altissima, con due squadre che hanno speso tanto anche sì in questa stagione, con anche la Regina, che è stata rivitalizzata dalla nuova società, dal nuovo assetto societario, che a gennaio ha speso tantissimo. Il Catania ormai da anni spende per poter tornarci in Serie B. Pallone tagliato dentro l'area di rigore, lo pizzica lì in zona d'attacco Ramziaia, il pallone che termina largo, già il primo brivido arriva per il portiere Confente. Grande palla di Vincenzo Sarno, peccato che è andato fuori, però vediamo che c'è subito il primo tiro in porta, e quindi sarà una partita secondo me molto bella. I precedenti raccontano di una Catania che ha nettamente favorito con 23 incontri, in bellissimo poterla prendere, insomma, il monito di Di Piazza, che vuole dei rifornimenti adeguati insomma alle sue caratteristiche. Sì, sicuramente fino adesso è uno del giocatore che ancora non si è visto tanto in questa partita. Altro giocatore che non ha bisogno di presentazioni. La rete però contro la Regina manca dal 2015, 2-2 al Granillo con il Savoia, con la maglia del Savoia, però ha sempre vinto contro gli Amaranto con Foggia e Lecce tra il 2017 e il 2018. Intanto con Sonna che va in verticale cercando di sfruttare il movimento di Dumbia, fa un po' di difficoltà perché gli hanno preso le misure i due centrali difensivi, Aia e Silvestri. Tra le linee Sarno, fa fuori primo avversario, ancora Sarno, conduce bene il pallone, Sarno, zona tiro, Sarno! E il pallone che finisce sotto l'incrocio dei pali, il gol dell'ex, il gol di Sarno, che porta in vantaggio il Catania. L'ha voluta quella conduzione di pallone, e alla fine l'ha finalizzato il tutto con un gol straordinario di Sarno, che fa esplodere il Massimino. Ah, un gol straordinario, te l'avevo detto in anticipo. È un giocatore che può fare la differenza, lo conosco molto bene, ha qualità da vendere e lo sta dimostrando. È il giocatore in più per questo finale di stagione, che sono i play-off per il Catania. Un gol veramente di categoria superiore. Serpentina, le caratteristiche tecniche di Sarno, che alla fine lo mette proprio lì sotto l'incrocio dei pali. Ha fatto tutto bene, il sorriso prima di Sottil.
e la rete di Sarno che porta in avanti il Catania, ha dato continuità alla spinta offensiva il Catania, trovando chiaramente la giocata del singolo di Sarno. Sì, l'avevamo detto prima, Catania che deve accelerare, lo aveva fatto vedere prima l'uno contro uno, addirittura questa volta ne ha saltate due o tre, quindi adesso la Regina penso che deve fare di più la partita, fino adesso stava lì arroccata, adesso deve uscire fuori se vuole cercare di qualificarsi. Abbiamo detto anche alla vigilia di questo match il Catania ha lavorato praticamente in un bunker, in assoluto silenzio, però era nell'aria la volontà di Sottil di affidare le chiavi di questo playoff, di questa sfida proprio a Sarno, che è anche un ex del match, ha fatto il gol dell'ex, però il suo movimento lo vedete anche dell'1+2 tra le linee e alle spalle dei due attaccanti, in questo momento ha fatto la differenza anche per la giocata singola, perché poi questo era un ragazzo che già quando era bambino metteva in evidenza, ti ricordi, poi per una cifra intorno ai 120 milioni se non sbaglio andò al settore giovanile della Roma, poi ha fatto un percorso importante fino ad arrivare comunque ora con il Catania. Attenzione intanto a Dumbia sul secondo palo, pallone che arriva e pareggio, il taglio perfetto di Sanabria che mette alle spalle del portiere, immediato il pareggio della Regina, il taglio di Sanabria che trova comunque le coordinate giuste e esulta sotto i 20 tifosi circa arrivati da Reggio Calabria. È subito 1-1, Sarno chiama e Sanabria risponde. Ma penso che è stato un lancio lungo, Dumbia ha retto bene corpo a corpo con Aia e ha messo questa grandissima palla per l'arrivo di Sanabria del secondo palo. Secondo me la difesa qua del Catania si è scordato il giocatore sul secondo palo, adesso sì che sarà una bellissima partita. Ha fatto tutta la corsia tra l'altro Sanabria che sta facendo, dicevi bene tu Adrian, il terzino nei shout, ancora Marchese alla battuta in mezzo per Sarno, lo troviamo a destra a sinistra nel mezzo, ancora Marchese, prova a mandare a vuoto l'avversario che è Sanabria, Sarno morbido, una traccia prevedibile con Zibert che mette fuori, alimenta l'azione offensiva ancora Biagianti, la traccia è buona per Bucolo, dentro l'area di rigore Bucolo, con Son si immola, sì, e riesce con la figura a dire di no. Bellissima palla di Marco Biagianti, qua un po' ha dormito la difesa della Regina perché hanno lasciato questo uomo libero, però dopo è stato bravo a chiudere. Nel frattempo vedete in sovraimpressione anche i risultati sugli altri campi perché vince il Potenza 1-0 con la Virtus Francavilla, mentre ha già messo il suo tassello per la fase successiva il Monza di Cristian Brocchi battendo, anzi pareggiando 3-3 con il Sudtirol, ma battendolo ovviamente per un motivo, perché era meglio posizionata in classifica, quindi avanti ci va proprio il Monza. Pallone dentro l'area di rigore con Marotta, poi ci arriva il colpo di testa, resta lì il pallone, ci ha provato Silvestri e poi non è riuscito nel tap-in di Piazza che è stato tradito chiaramente dal rimbalzo sul corpo del portiere Confente che di fatto gli ha tolto la disponibilità del pallone lì. Buono l'inserimento dentro l'area di rigore da parte di Silvestri, suggerimento morbidissimo di Sarno e poi guardate come il rimbalzo tradisce perché lo voleva lì sulla testa di Piazza, non l'esterno del centrocampo, e ha fatto gol di testa. Sì, anche perché Sanabria sta facendo chiaramente un lavoro praticamente da elastico sulla corsia. Marchese spinge tantissimo, pallone dentro, Di Piazza in mezzo e il pallone che finisce in rete, non so come, ma è finito in rete quel pallone, toccato probabilmente da un difensore della Regina e poi la carambola direttamente in porta con la pizzicata aerea di Di Piazza. Bisogna capire se il gol è suo o è stato comunque una deviazione decisiva e alla fine il pallone finisce in rete con il 2-1 Catania. Si riaccende il Massimino con la rete di Di Piazza, da capire quello che è accaduto perché si è infilato molto bene nella mischia di Piazza, rivediamo, pallone già deviato qui, poi lo tocca Di Piazza e no, alla fine sul corpo di Gasparetto, e questo autogol di Gasparetto, non gol di Di Piazza perché quel pallone sicuramente prendeva un'altra situazione, un'altra traiettoria. Di Piazza lo pizzica, rimbalza lì, ma Gasparetto lo mette in porta e spiazza Confente, autorete di Gasparetto, 2-1 Catania. Ma sì, lo dicevamo prima, Regina in avanti per fare male a questo Catania secondo me. Deve ancora in mezzo Strambelli che si guarda attorno, va direttamente in porta, Pisseri capisce che è un pallone difficoltoso, intervento non particolarmente bellissimo ma efficace di Pisseri che dice di no a Strambelli che a un certo punto ha trovato il fazzoletto giusto, ha fatto due gol straordinari al Granillo proprio contro
il Catania Strambelli, qui prova a ripetersi leggermente più arretrato e defilato. Pisteri non si fida, fa bene perché era una traiettoria imprevedibile. Strambelli dalla bandierina, occhi saltatori, il pallone roteante lì in mezzo con Pisteri che lo mette fuori. Buon momento per la regina che ora attacca sulla corsia, ancora con Strambelli, chiude Marotta, lo spazio è giusto per il movimento di De Falco, di testa Zibert, e poi il tocco di Gasparetto che cercava di rimediare all'autogol, ma c'è fuori gioco da parte di Gasparetto. Le proteste di Gasparetto nei confronti dell'assistente, da rivedere questa occasione con il gol della regina annullato. Rivediamo testa di Zibert, da capire se Gasparetto no, era più in là. Giustamente annullato, Gasparetto era in posizione di fuorigioco. Sì, si è staccato, però poi quando era già al di là della linea. Rivediamo qui, Gasparetto era con il corpo avanti rispetto all'ultimo della Catania. Però quindi il gol annullato. Ti fa capire che la regina quando attacca uccidere il campo a destra e a sinistra da parte del team di Roberto Cevoli, che osserva in silenzio i suoi. Salandria sfonda, mette dentro per Dumbia, allontana il Catania, poi insiste centralmente con Strambelli, il pallone deviato e si alza sopra la traversa Pisteri, arrivano sempre da Strambelli centralmente i tentativi più pericolosi per la regina. Questo pallone deviato sul tentativo del 29, prima deviazione e seconda fondamentale del portiere. Sicuramente la regina ha alzato il baricentro, ha alzato la difesa, si vede come va a giocare sulla seconda palla, è partito molto meglio del Catania. Secondo me la regina sta facendo veramente delle cose importanti. Stanno scaricando contachilometri a ripetizione, possiamo dire così. Altro suggerimento in verticale, la traccia dettata da Dumbia, ma non capita però dai compagni di squadra. E allora lo strappo questa volta di Piazza, si mette in proprio Di Piazza, ancora Alex Cosenza, lavora per Marotta, Marotta, zona tiro, Marotta! È fondamentale con Fente, che lì con coraggio gli va a prendere il pallone dai piedi. Marotta non ci sta, ma con Fente è stato fondamentale. Chance gettata nel cestino dal Catania sotto la sua curva. Adesso sì che ho rivisto il Di Piazza che conosco, grandissima corsa palla al piede, grandissima forza fisica, ha fatto una cosa eccezionale. Peccato per Marotta che l'ha stoppata, secondo me un po' gli è scappata un po', è stato bravissimo il portiere a uscire così sui piedi di Marotta. Però grazie, adesso è il Catania che aspetta e parte in contropiede. Sbaglia poi un brutto pallone e la regina fa fatica a costruire. Palla sanguinosa persa dentro per Di Piazza, si guarda attorno, chiude la porta, Di Piazza! Chirurgico in buca d'angolo! Di Piazza! Al primo pallone giocabile lo mette all'angolino Matteo Di Piazza, 3-1 rossoazzurro. Ecco qua, l'ho detto un secondo prima, il Catania l'aspetta e parte in contropiede, un gol eccezionale, grande palla di Marotta per Di Piazza. Lo dicevo, io conosco questo Di Piazza qua e adesso lo sta dimostrando. Il secondo tempo è entrato col piglio giusto, magari il primo tempo sentiva la pressione, non lo so, ma adesso sta dimostrando tutta la sua potenzialità e ha fatto un gol di grande attaccante. Quindi complimenti per questo gol e complimenti per la palla di Marotta, perché ha preso veramente una palla eccezionale. Brutta palla persa lì a centrocampo da parte della regina e fulminea l'azione del Catania. Qui ha avuto veramente la prima palla giocabile Di Piazza, ha messo la testa nel gol del 2-1, autorete di Gasparetto questa volta. Invece è tutto suo il gol, lì l'attaccante chiuda la porta e poi con un tocco veramente da biliardo mette in buca d'angolo. Ha fatto un gol eccezionale perché mettere la palla sul secondo palo col destro da quell'angolazione non è facile. Ha fatto un grande gol, un gol straordinario dell'1-1 di fronte ai 15.000 del Granillo. Eccolo qui Ungaro, e non solo lui, entrerà anche Marino, che possiamo definire un ex catanese perché ha giocato tutto il settore giovanile proprio con il Catania, senza mai poi avere la chance importante in prima squadra. Ora milita proprio nella regina. È pronto Strambelli, occhio perché può andare direttamente in porta col mancino, due elementi sistemati in barriera da Pisteri. Parte Strambelli con il mancino che gira, deviato, qualche pericolo per il portiere che accompagna l'uscita. Tiro dalla bandierina, vuole il fallo di mano, di braccio più che altro Strambelli. Lo chiede all'assistente, cerca di chiederlo a qualcuno. Strambelli si guarda attorno, non di capire quello che è accaduto. È da rivedere, è stato un tiro forte, da rivedere. Secondo me non ci stanno gli estremi per dare il rigore. Rivediamo un attimo il sinistro di Strambelli. Sì. Eh no, sì. No,
qui, questo è rigore. Calcio di rigore, ragazzi. Rigore perché stanno andando a cercare la palla. È una cosa... la palla, sì, assolutamente. Che la regina quindi diventa molto molto complicato e servirebbe un gol subito, quantomeno per riaccendere un po' il finale. Ma attenzione perché la chance è per Curiale, che se ne va molto bene. Cerca Marotta con lo sguardo, dentro per Marotta. Poker rosso-azzurro con Marotta che la chiude qui. È praticamente game over al Massimino. La firma arriva anche con Marotta, che sotto la sua curva serve il poker alla formazione di Sottil e di fatto anche il pass per il turno successivo. Ma l'avevamo detto prima, è entrato un giocatore che della categoria fa la differenza, ha fatto un'azione eccezionale, ha fatto gol il giocatore che secondo me ha fatto una bellissima partita, quindi il giusto premio per questa partita qua. Grande giocata di Davis Curiale, che qui veramente guarda con lo sguardo il compagno, poi il resto lo fa Marotta, che si infila molto bene nello spazio. Se andiamo a vedere il contromovimento che ha fatto Marotta, finta di andare sul primo palo e gli va a centrale. Sì. Secondo me questo è un movimento d'attaccante più. Soltanto da appoggiare in rete, e sono 4 i gol di Marotta contro la regina del playoff, quello nazionale. Vittoria meritata del Catania, ha fatto secondo me